Insieme. Sì, siamo a San Nazaro, siamo ancora qui nel chiostro dell'abbazia. Non si possono riprendere gli affreschi, ma appunto insieme a Francesca possiamo raccontarvi quello che si può scoprire grazie a un bel lavoro di ricerca che qui viene presentato su dei pannelli di tessuto. Di tessuto ed è proprio una spiegazione di quello che erano i tessuti nel XV secolo, illustrato attraverso rappresentazioni, cioè meglio, riproduzioni di particolari di affreschi. Ecco qui, di là i divini. I tessuti e la moda del XV secolo in area novarese. Ecco che le tipologie di tessuti sono il cammino e la gricia. Ci sono questi temi decorativi, grandi pigne che si succedono in orizzontale, separate da cornici lobate, invece la gricia è una successione simmetrica di melagrane e fiori di cardo, simbolo di immortalità e fertilità. Disposte su tronchi a sviluppo verticale ondulato. I tessili riprodotti negli affreschi di area novarese descrivono con perizia questo tipo di motivi decorativi, in particolar modo gli affreschi di Giovanni Antonio Merli e dell'anonimo lombardo del XV secolo, conservati nell'abbazia di San Nazaro Sesia. Santa Caterina d'Alessandria indossa sovrapposte due vesti, una gonnella e una zuba. I tessuti sono riconducibili a un velluto broccato con motivo a gricia e un velluto semplice cremisi per la gonnella. Eccola qui la riproduzione. Si riconosce facilmente dalla Caterina, appunto, dalla ruota. Molto interessante, vero Francesca?